Dov'è? Mancano 2 giorni alla prova e se ne va senza di me. Non lo farebbe mai. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con il secondo episodio di Horizon. Eccoci qua. Dobbiamo andare a trovare Rosso. Non ci posso fare la corazza della macchina. Però questa cosa non so se non sbaglio, sì. Vabbè, ho detto che saremmo andati a caccia questa mattina. Perché non è qui? Dove si è cacciato? Ecco lassù. Che cosa ci fa lassù? Ma è lì immobile. Che cosa gli sarà preso? Che cazzo? Ecco. Aloy, sei qui? Vuoi stare da solo? No. Dobbiamo parlare. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Qualcosa ti preoccupa? No, sto bene. Devo fare altro mentre sono nell'abbraccio. Grata la stramba sarà senza cibo. Procura le carne per una settimana, se hai tempo. Sarebbe bello se ringraziassi ogni tanto. Grata rispetta la legge. Il suo silenzio è nobile, non un insulto. Se lo dici tu... Sei preoccupato per cosa accadrà dopo la prova? Ciò che accadrà è chiaro. Tu sarai accettata nella tribù, mentre io resterò un emarginato. Da evitare. Rost, anche se la tribù mi accetta, io non... C'è molto da fare, Aloy. Ne riparleremo dopo. Ok. Andrò a cercare le parti, ma passerò anche a trovare Karst. Aloy... Quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli emarginati. Riempilo di munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile stanotte. Sembra un po' sinistro. Va bene, ci vediamo alla porta nord. Scenderò qua sotto. Ok, come scendere allora? Mi sembra davvero preoccupato. Se crede che lo abbandonerò, si sbaglia. Madonna, raga. Porco schifo. Non trovo. Ok, come faccio? Ok. No, mi sa tanto che... L'abbraccio. In tutta la vita non ho mai superato la valle. Ma le cose cambieranno dopo la prova. Come raccogliere un po'? Si scende! Ma... Oh. Non l'ho notato. Giuro che non l'ho notato. Siamo.
porco schifo, giuro, non... Prendere un po' di cose per... No. Vado a parlare con questo, però. Con questa qua. Salve, Grata. Oh, madre. Dopo il mio esilio, non ho forse la stessa costanza di un fiume? Non sono rimasta salda come la roccia? Mostrami la tua grazia, madre. E occupati di me ancora una volta. Nessun problema. Prenderò i conigli. Oh, madre. Sento la tua voce nel vento. Conterei le tue benedizioni sui grani della preghiera, ma li ho persi sul belvedere orientale. E le mie ossa sono troppo vecchie. Quindi ti servono i conigli e il tuo ciondolo stavolta? Va bene, ci vediamo al tuo campo. Ok, recupera della carne. Abbastanza easy. Oppure no. Il mondo si sta facendo bianco. Ecco, tu coniglio. Ok. È dura, ma ci sono abituata. Ok, da sotto. Easy. Va bene, Grata ha detto che i suoi grani sono sul belvedere orientale. Non è lontano da qui. Allora. Che cosa stanno cacciando? Oltre l'abbraccio. Non può trattarsi di una sola macchina. Sembra promettente. Ho sbagliato a premere. Ah ah, i grani di Grata. Ora capisco perché viene a pregare qui. Si affaccia su veglia della madre. Non so che cosa mi dà più fastidio. Che mi ignori o che con tutti i suoi discorsi alla madre non si senta mai sola. Ecco Grata, da sola con la madre. Come sempre del resto. Buone notizie, Grata. Anche stavolta la madre ti ha portato i conigli. E anche i tuoi grani della preghiera, solo cerca di non perderli più. Oh, madre, ogni mattina vedo le tue lacrime di gioia imperlare le foglie. Gioia per la bellezza del tuo creato. Guarda ora come piango di gratitudine per te. Quindi piangi per lei, ma ti rifiuti di parlarmi? Bene, scommetto che sei la migliore marginata. Grata... Potrei non farmi vedere per un po'. Prenderò parte alla prova e... Non sono sicura di cosa accadrà dopo. Oh, madre, ti ringrazio per la tua grande gentilezza. Quando arriverà la prova, nella tua enorme saggezza, favorisci un audace dal cuore generoso. Io... credo di capire cosa intendi. Addio, Grata, per ora. Ascoltami mentre conto i miei anni di devozione con questi grani. Tanto io posso crastare, infatti non posso crastare, però... Lascia che ti sussurri, come il tuo soave sussurro giunge.
Devo accogliere questo legno crinale. Deve essere Aran ed è nei guai. No, no, no. Aiutatemi! Non posso scendere! Devo uccidere per forza. Qualcuno mi aiuti! Sono circondata! Mi ha visto. Si comincia. Aiuto! Non ho finito pure. Aiuto! Finito le fu. Qualcuno mi aiuti! Sono bloccato! Finito le fu. Qualcuno mi aiuti! No. C'è una la prima volta. Fuck. Due su quattro. Ecco che arrivano. Dove cazzo arrivo? Elimina quelle vedette! Oh cazzo, non l'ho visto! Ma sono OP ragazzi! Grazie. Credevo che quelle vedette mi avrebbero fatto a pezzi. Tuo padre ti sta cercando. È ora di andare a casa. Lo sapevo. Ma prima devo recuperare la lancia di mia madre da quello spazzino. Tuo padre è molto preoccupato per te. Sì, ma si preoccupa anche quando mi allontano per fare pipì in mezzo ai cespugli. Ma solo... non vuole perderti, Arana. Lo so... ma vorrei che non mi sgridasse così tanto. La lancia deve valere molto per te. Mia madre l'ha fatta poco prima di morire. E adesso mio padre l'ha persa. Non è stata colpa sua. Gli spazzini sono pericolosi. Lo so. È che non sopporto l'idea di averla persa per sempre. Cercherò io la lancia. Davvero? Oh, grazie. Va a cercare tuo padre. La gamba gli è ceduto mentre ti cercava, a sud di Cuore della Madre. Oh no. Ok, vado subito da lui. Grazie ancora. Ok, devo raccogliere il legno crinale. No, questo è il sasso. Allora mi sto andando di là perché... sì, devo andare di là e dopo... neve. Di certo non si sta facendo più caldo. Le tracce di Arana finiscono qui, dove deve aver visto lo spazzino. Se seguo le sue tracce, dovrei ritrovare la lancia. Deve essere culla della madre.
Devo andare da Karst per un lanciatrappole. Vado a parlare con Karst e dopo credo di concludere. Non c'è nessuno. Sembra un posto sicuro. Spero solo che mi stia aspettando. Eccolo là. Sembra nervoso. Dove cazzo? Bene, bene, bene. Un'emarginata alla mia porta. Che la madre mi protegga. Sei sorpreso di vedermi, da come ti guardi attorno per assicurarti che nessuno ci veda. Attento, o ti rompi il collo. Sono sempre dolori quando appari tu, in un modo o nell'altro. Quando sono venuta avevi un lanciatrappole disponibile. C'è ancora? Ma certo. Però devi portarmi la lente di uno spazzino. Che ci posso fare? Le armi speciali non sono economiche. No, oh, ma ti pago. Ho abbattuto uno spazzino poco fa e ho una lente in condizioni perfette. Aspetta a me stabilirlo. Fa vedere. Ora che hai recuperato un lanciatrappole, va a esercitarti da qualche altra parte, d'accordo? La mia vita è già movimentata, senza cavi fulminanti in cui inciampare. Dici? Non pensavo. Dopo sarai ancora qui, se volessi fare un altro scambio. Ci sarò. Come sempre, vedi di portarmi le parti che raccogli dalle macchine abbattute. Migliori saranno, più frammenti ti pagherò. Assicurati di dare un'occhiata al mio inventario, comunque. Chissà, potresti trovare qualcosa in grado di darti un vantaggio nella prova. Direi che qui abbiamo finito. Va bene, ci vediamo. Ok, ragazzi. Già, se sentite dei rumori, lasciate stare. Giusto questa parte del video la sto registrando un altro giorno. Che... dove sto registrando pure il terzo episodio. Che palle, che bastardo. Ci siamo di nuovo. Via, via, via. Ok. Ok, come andare nella mia missione. Cioè, devo ricostare. Devo ricostare un bel po' di freccio. Torniamo nella missione. Raccogliere legno. Credo raccogliere un bel po' di legno allora. Che cazzo? Devo andare di qua. Sono da parte opposta. Dove... allora devo andare, sì, devo andare di qua. Ok. Scusa, fiori. Porco schifo. Dai. Bastardo. Via. Via, 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 via. Bastardo, mi sarebbe tanto. Porco schifo, madonna. Le ansie. Le ansie per sta... queste vedette del cazzo, non immagino manco come... come sarà. Non immagino manco come sono... però...
devo andare di qua. Mi servono... No, prima morte ragazzi. Attenzione. Prima morte del game. Attenzione ragazzi. Eccolo là. Sembra nervoso. Ancora. Allora io devo andare. Aprimi L1 selezionando questo, eccolo. Ho 4 colpi però. Allora io dovrei andare. Mira a terra e spara 2 punti diversi per piazzare un cavo fulminante. Vabbè. Allora. Tanto li raccoglierò un po'. Lo metto via. Devo raccogliere. Eccolo. 9 su 10, me ne manca uno da raccogliere. Sì, lo so dove andare da questa parte. Questo qua è sempre cosa selvatica. Però mi sa che io qua mi posso far vedere. Per questo, anzi vabbè, mi passo qua sul ponte. Sì, è ancora l'emarginata senza madre. Prego, fissatemi pure. Questo sempre no, non mi devo far vedere. Porco schifo, vai! Devo curare. Dai, che cazzo! Rottini di pampa di corsi, giusto, non tenere. Fammi vedere un attimo qua. Eccola là qua. Easy. Prima R1 per aprire la ruota delle armi. Scegli. Ok. Ho quello che mi serve. E adesso da Rost.
alla porta nord. Aloy. Hai le frecce incendiarie? Sì. Quelle esplosioni e le grida da oltre l'abbraccio era il problema di cui parlavi. Lo scoprirai molto presto. Intanto attendiamo il buio. Perché il buio? Ho portato a Grata la stramba ai conigli. Ha ringraziato la madre, ovviamente. La madre ha agito attraverso di te per farle avere i conigli. Dici sempre così, ma c'ero io a cacciarli da sola. Tu rispondi sempre così, assicurando la tua solitudine. Ma non capisco. Quelle esplosioni vengono da fuori l'abbraccio. Che cosa possiamo fare da qui? Riceverai la tua lezione a tempo debito, Aloy. Fino ad allora attendi. Ho visto Karst e ho preso il lanciatrappole di cui ti parlavo. Detesto pensare che un mercante fuori legge ti abbia fatto pagare per quell'arma. Mi è costato un po', ma ne è valsa la pena. Forse. Presto scoprirai se è così. Senti, Rost. Ci ho pensato su. E non ti abbandonerò dopo la prova, d'accordo? Io non... Non lo farò. Non fingerò che non sia stato tu a crescermi. Aloy, la legge vieta qualsiasi contatto. È vero, ma non mi importa. So quanto tieni al tuo obbligo, Rost, ma la legge tribale non ha fatto altro che portarmi via tutto quanto. E non succederà di nuovo. Aloy, devo rispettare la legge. E lo farai. Sapevo l'avresti detto, quindi ecco cosa faremo. Verrò da te in segreto. Nessuno mi vedrà e non finirò nei guai. E so che non mi parlerai perché è contro la legge, ma io ti parlerò. Sarà un mio crimine, non tuo. Tu mi ascolterai. È così che faremo. Ci hai riflettuto molto, vedo. Lo so. Quindi non preoccuparti. È risolto. Sì. Va bene. Manca ancora un po' al crepuscolo. Penso che mi riposerò. Buona idea. Stanotte non ci sarà tempo. Aprono la porta a un emarginato. Alcuni emarginati erano ammirati prima del disonore. E addio alla legge tribale. Io non ho parlato e ora dobbiamo fare silenzio. Siamo fuori dall'abbraccio. Questa è la vera natura, Aloy. Con minacce che non hai mai affrontato prima. Una carcassa? Che razza di bestia era? Ebbene sì, ragazzi. Ed è un tipo nuovo. E feroce. Da quando sono comparsi 10 anni fa, hanno ucciso molti audaci. Già. Bene, ragazzi, allora, questo qui finisce l'episodio. E niente. Noi ci vediamo domani con il terzo episodio. Bella.